Per evitare di essere contraddetti o smentiti, abbiamo fatto ricorso alla collaborazione del volontario Vincenzo Misuraca, che peraltro ci ha segnalato il problema che avevamo già attenzionato e che ci eravamo riproposti di farlo evidenziare, per far vedere la prima pagina del Giornale Sicilia di oggi, mercoledì 12 novembre, per non essere, ribadisco, né smentiti né contraddetti. Perché questo? Perché qualcuno ha detto che la situazione di viale Tenente Colonnello La Carruba è perfetta dal punto di vista viario. Non è così e ve lo dimostriamo subito. Guardate qui le griglie, sentite adesso anche il rumore delle auto che passano, perché c'è questo disdrivello tra la griglia del lato destro, che dà dove c'è la villetta del Beato Padre Pio, e quella che dà nei pressi di dove ci sono alcune attività commerciali. Guardate un po' il disdrivello che c'è tra questa e quella griglia, eccola qua, vedete un po' quanto c'è di differenza, e se non si interviene, questa griglia col peso dei pullman, dei grossi mezzi, sicuramente sprofonderà in maniera inevitabile e le conseguenze saranno che qualcuno andrà a finire là dentro con la propria autovettura e chi pagherà i danni sarà il comune, no scusate, saranno i cittadini. Eccola qui la strada, vedete un po', questo è un tratto, vedete un po' la griglia questa centrale, eccola qua. Per non parlare poi, siamo qui nei pressi del terminal della stazione degli autobus, qui sono state raccolte delle firme da parte degli abitanti perché i gas di scarico dei pullman, decine e decine di pullman che arrivano qui ogni giorno, cosa fanno? Scaricano questi gas e automaticamente chi ne paga sono le conseguenze ai cittadini. Molti sono deceduti per tumore in questa strada, diversi hanno presentato anche un esposto ma nessuno si è attivato. Guardate poi lì c'è quell'avvallamento, è stato riparato alla meno peggio, è stato messo del bitume, però che cosa succede? Succede che già c'è di nuovo l'avvallamento. Spostiamoci ancora più avanti, sempre via La Carruba ma angolo via Ciro Menotti, guardate un po' qui che cosa c'è, guardate quanto disdrivello. Qui la strada è, poi scende, come se dovessimo fare motocross, guardate un po', eccolo qua, nessuno interviene, qui già si sta crepando e quanto prima ci saranno problemi. E adesso ci spostiamo ancora più avanti, guardate ancora qui, c'è questo disdrivello, vedete un po', c'è questa, chiamiamola pelle di coccodrillo perché così si chiama, guardate un po' com'è il manto stradale, quanto prima questo non ci sarà più, guardate ancora qui che cosa c'è, c'è un disdrivello del manto stradale, ancora lì, chiamiamola pelle di coccodrillo perché è così che viene identificata, guardate ancora lì, questa è l'immagine che noi offriamo a quanti giornalmente vengono qui a Canicattì, forestieri, studenti pendolari, anche la nostra stessa città che ormai si è abituata a questo stato di cose. Guardate ancora qui, nei pressi delle attività commerciali, guardate il manto stradale in che condizione è ridotto. E qui arriva il bello, guardate un po' le macchine costrette a fermarsi, guardate il disdrivello che c'è tra il manto stradale e le griglie, sentite il rumore delle auto che passano, non voglio parlare, sentite. Ecco, sentite, sembrano i binari di un treno, binari ferroviari, il furgone costretto a rallentare per evitare problemi alle parti meccaniche. Ecco qui, questa è la situazione di via Tenente Colonnello La Carruba, una situazione che sicuramente non dà una bella immagine alla nostra città ed è inutile che qualcuno
dica che le foto che il volontario ha mandato, Vincenzo Misuraca, sono vecchie, perché oggi, 12 novembre, abbiamo sottolineato, messo in evidenza qual è davvero il problema di via La Carruba.